Vent'anni fa nasceva l'euro ed entrava nella vita quotidiana di 340 milioni di europei. Laura Garofalo. È la prima volta nella storia 11 nazioni rinunciano alle loro monete per adottarne una sola. Dal 1 gennaio 1999 l'euro diventa valuta ufficiale, anche se arriverà nelle nostre tasche nel 2002. L'euforia, mista a timore e scetticismo dei primi giorni di vent'anni fa, cancella le tensioni della notte del 1 maggio 98, quando a Bruxelles il sogno europeo stava per infrangersi sul nome del primo presidente della nuova banca centrale. I francesi vogliono Trichet, i tedeschi chiedono il rigorista olandese Duisenberg. Poi il compromesso, Duisenberg sarebbe stato il primo presidente della BCE in staffetta con Trichet. Nasce la moneta 11 ed è subito chiaro che non sarebbe stato facile. In Italia impazzano le polemiche sul cambio. Un euro vale 1.936,27 lire, un numero che nel bene per alcuni, nel male per altri, cambia la nostra storia. I vantaggi più rilevanti sono stati certamente la riduzione dei tassi di interesse ed un altro vantaggio molto rilevante è stata la fine della speculazione sui corsi dei cambi delle monete. Vent'anni dopo la Gran Bretagna forse uscirà dall'Unione Europea, senza aver mai aderito alla moneta, e il prossimo Parlamento potrebbe essere il più critico verso le istituzioni comunitarie. L'euro è una moneta che è sottovalutata per i paesi del nord e sopravvalutata per i paesi del sud Europa. Un'altra criticità è il fatto che noi vogliamo arrivare ad un'Europa federale, ma sostanzialmente è vietata in Europa la mutualizzazione dei debiti pubblici, come invece era accaduto sin dall'inizio negli Stati Uniti d'America. Thank you.